Buongiorno, oggi è martedì 26 febbraio e noi siamo qui in via di ripresa, almeno io ho la voce ancora rauca, mi sono influenzata abbastanza, anche le bambine oggi hanno ripreso ad andare a scuola, il signorino qui è sempre qui con me, è vero? Di ciao? Di ciao? Mi fai sentire come ti chiami? Chica. Cristiane, quanti anni hai tu? Uno, tra poco però ne fai due. Un altro pochino e fai 2 anni. Niente, allora, ho appena finito di fare le pulizie a casa. Ho chiuso le finestre, tutto, mi sono lavata, mi sono truccata. Devo stendere solo la lavatrice, dopodiché spero di riuscire ad andare a fare un po' di spesa. E voi verrete con noi sperando di riuscire a filmare perché ultimamente tra la telecamera, il telefono rotto, il signorino ogni volta che io vado a fare la spesa fa il pazzo, non vuole stare né nel carrello, vuole stare in braccio, vuole scendere e diventa impossibile anche fare una foto, figuriamoci filmare, quindi vabbè, è un periodo, una fase adesso che è molto ispo, però passerà anche questa. E niente. Che vi devo dire di bello? Niente, solita vita. Voi invece cosa mi raccontate? Noi tutto come sempre. Quindi, chi c'è? È un coccolotto questo bimbo, un coccolotto. Vuole latte. Niente, mola latte un pochino. Stendo i panni e ne ho. Da solo non puoi scendere, puoi salire da solo. Vuoi andare da solo? A salire sì, però a scendere un po' presto. No, al posto di Alessa non puoi andare. Devi legare qua. Oddio, sei piccino. Al posto di Noemi. Quando ti fai più grande, adesso sei piccolino e devi stare qua. Ok. Eccoci. Tornata da fare la spesa, vi mostro cosa ho comprato. Allora, inimmancabilmente i miei pretzel, li compro sempre, le bambine li adorano. Poi ho preso per far colazione e merenda perché le bambine mi ripetono sempre: mamma, compra qualcosa per far merenda, merenda, merenda. Cerco sempre di indirizzarli su qualcosa di più salutare, però mi cercano ogni tanto, non sempre, perché fortunatamente non sono amanti di brioche, però. Ecco, i pan di stelle li adorano. Poi ho preso questi qui per me, per fare colazione, cereali. Solitamente io adoro farle io, le carote che sono molto più saporite. Sono cereali. Comunque, quando vado di fretta ho preso queste qui già tagliate. Poi ho preso gallette. Che questa è una fame. Poi ho preso il caffè solubile, questo è decaffeinato.
vedo insalata, carote. Questa è la valeriana e l'agrodo. Eccomi qui. E ho comprato anche i kiwi. Ho preso cetrioli, tovaglioli, bruschettine. Poi ho preso la vanillina per fare i dolci e la fontina. Nell'altra busta invece c'è anche la sfoglia. Prendo anche la sfoglia per fare qualche ripieno, qualche dolcino, vediamo. Cavoli di Bruxelles. Mi sbrigo perché ho la memoria piena, oppure che si blocca il video. Poi carote. Poi ho preso una baguette. La panna. Sì. Poi, per fortuna, ogni tanto trovo qualcosina di ottimo. E noi adoriamo i mirtilli, i lamponi, infatti ho fatto un po' di scorta. I Dudù, lui li chiama Dudù. E poi ho preso anche i lamponi. Non riesco a trovarli quasi mai, quindi ho fatto un po' di scorta proprio per evitare di non averli. Poi ho preso i bastoncini Findo, sarebbero bastoncini, merluzzo. Ho preso il parmigiano grattugiato. Poi c'è la settimana delle Alpi e ho preso questi qua che mia mamma li ha sempre fatti. Qui non riesco mai a trovarli, quindi li ho presi perché li voglio fare alle mie bambine, sono ottimi. Che c'è? Adesso li devo lavare? Aspetta, adesso li laviamo. Poi ho preso queste qui, le merendine, un'altra insalata. Queste sono patate per mettere patatine fritte da forno e ero curiosa di questa forma, a vedere com'erano. E poi ho preso sì, bicchieri, muesli e dischetti di latte. Un attimo. E poi sempre per questa settimana di Latin Fest, queste sono le sono congelate, quindi non ho idea di come siano. Allora, spesa riordinata. Ora ho messo su il pranzo, ho messo a fare un po' il brodo, faccio i tortellini in brodo oggi. Quindi, ho ancora un po' mal di gola, un po' di tosse, quindi mi vanno un po' di brodini così. Cristo sta mangiando, è quasi, sono le 12:30 e niente, questo. Devo ancora svuotare la lavastoviglie, la sto svuotando, mentre ancora i bicchieri, le tazze di stamattina, non ho avuto proprio il tempo stamattina, tra le pulizie, poi tra Kristen, insomma, si è cavallato un po' tutto, quindi lo sto facendo adesso. Io solitamente odio lasciare tazze, tazzine dentro il lavandino, però è andata così io stamattina, altrimenti non uscivo più. Anche perché il Lidl da noi non è proprio vicinissimo, c'è 20 minuti di macchina buoni, e quindi ho detto o esco o se no non esco più, e quindi ho dovuto lasciare. E niente, adesso faccio mangiare il piccolino, apparecchio un po', e niente, aspetto che tornano tutti. Eccoci qui. Chi c'è qui dietro? Saluta. Ciao. Alessia. Sono tornate, abbiamo mangiato. Ho finito di fare la cucina. Cristian sta dormendo e finalmente mi riposo 2 minuti. Anche se poco ci credo. Comunque, che volevo dirvi? Volevo dirvi una cosa. Forse non si nota molto la differenza, ma perché, allora, ho fatto il microblending, finalmente sono riuscita a farlo, fra 2 settimane più o meno dovrò andare a fare il ritocco, l'ho fatto più di 3 settimane fa, devo dire che sono soddisfatta solo in parte, perché non erano proprio come volevo io la forma, però da come stavo, diciamo che era un caso abbastanza grave che, non avendo la parte finale, adesso vanno decisamente meglio, però devo ancora utilizzare la matita perché non sono proprio come vorrei, insomma. Vi faccio vedere come sono.
Non so se si vedono. Io che Io dicevo? sì, io volevo una forma molto più squadrata e invece questa è completamente squadrata e le volevo anche più grosse. Invece questa qua è più rotonda e sottile. Quindi al ritocco dovrà assolutamente farmele come dico io, con tutto che comunque ha fatto un bellissimo lavoro, però non è ancora proprio come voglio. Quindi, poi andando a disegnarle ho coperto comunque il lavoro che ha fatto, poi non sono molto brava con le sopracciglia, per cui questo è il risultato. Poi, noi mi voleva far vedere una cosa che ho comprato su Amazon, faglielo vedere. Perché ormai, non avendo la cameretta a disposizione per Christian per il momento, quindi qui dentro ormai è diventata una sala giochi. Allora, ultimamente, visto che gioca molto di più, avevo la sala invasa di giochi, allora scatole, scatoline, costruzioni in giro, abbiamo deciso di acquistare questo bellissimo contenitore. L'ho preso su Amazon. In realtà pensavo che fosse più piccolo, invece è veramente grande, gigante, sarà un 50 centimetri. Ed è veramente molto capiente. Cerco di non riempirlo troppo perché altrimenti fa solo un casino per cercarli, però i giochi che utilizza di più sono tutti qui dentro e rimane tutto ordinato. E poi da notare, le stelline non potevano mancare, vero? E niente, adesso sta cercando delle foto di quando era piccola, perché tra un po' dovrà andare a casa dell'amichetta a fare un lavoretto. No, per quello. Vabbè, per domani, questo è il compito di domani, però dopo dobbiamo uscire. E quindi riposiamo giusto un attimo. Tu invece devi fare un parecchi compiti, eh? No? Come vuoi? Non mi ricordo. Ah, meno male li scrivi tu gli assegni. Noemi è ancora raffreddata, Ci vero? sono sempre. Sempre, con l'adenoide sempre, però adesso molto di più. Non so se riuscite a vedere, vi faccio vedere la parete attrezzata, queste due ante, questa e questa, sono letteralmente cadute, una sopra l'altra, tant'è che io ho anche alcune tazzine, faccio vedere, è un casino qua dentro, non fateci casa, però io non so come Guarda. sia successo. Cristian! Che bello! Ad ogni modo, se sono cadute proprio le ante, sia questa che questa, e per il momento stiamo così. La stiamo facendo riparare. Fortunatamente non si sono rovinate. Vanno assolutamente messe delle maniglie, quindi vanno riparate. È così. Vabbè, intanto noi siamo qui, ci rilassiamo un attimo e tra un po' usciamo.